L'Eden Memushai è un momento particolare per il Pescara, anche un po' per te, perché la prossima partita non è una gara come tutte le altre. No, è una gara, diciamo, tra virgolette, un po' speciale per me, perché sono stato 2 anni. È una bella cosa ritornare lì, mi fa molto piacere. Senti, hai sentito tuo fratello un po', ti ha spiegato quello che è l'ambiente in questo momento lì? Sì, ci sentiamo spesso, ma al di là di quello che mi dice mio fratello, si vede, loro non stanno attraversando un buon momento e penso che per loro lunedì sia una partita fondamentale come lo è per noi. Senti, quanti punti mancano per fare i playoff? Perché questo è il grande obiettivo oramai dichiarato, quanto manca? Manca, secondo me manca qualcosa, però al di là di quanti punti mancano ai playoff, secondo me bisogna cercare di fare più punti possibili per cercare di arrivare ai playoff, ma di cercare di arrivare nelle migliori condizioni sia a livello di classifica che a livello mentale e fisico. E che momento è questo per la squadra che ha vinto quella gara esaltante col Palermo, ma avete rischiato nel primo tempo, poi nelle partite precedenti e seguenti si è visto un calo magari di prestazioni e soprattutto di risultati? Sì, sappiamo che non stiamo attraversando un buon momento, lo sappiamo anche noi, infatti stiamo cercando di lavorare per uscirne fuori il prima possibile e speriamo di già da lunedì di fare una grande gara e vincere, e magari da lunedì poi si parla di tutt'altro. Ecco, abbiamo visto anche, abbiamo letto di questo gruppo dei giocatori più esperti che si è confrontato con Pillon. Come state cercando di analizzare questo periodo? Che confronto è stato? Ma no, i confronti ci sono sempre stati, sono stati anche prima. Non è un confronto, è un parlarsi per cercare di risolvere le cose nella maniera migliore. Senti, Redian, da un punto di vista personale sei il re degli assist e hai trovato negli ultimi tempi questi primi 2 gol in campionato, te che sei abituato a segnarne anche diversi, ora sei in striscia, vuoi proseguire? Ma quello sempre, anche prima ho sempre cercato, ripeto, come ho detto, non mi piace magari parlare tanto di me, degli assist, magari dei gol, mi piacerebbe veramente raggiungere qualcosa di importante con questa maglia, per come ho fatto nel passato, perché penso sia una cosa bellissima. Senti, un'ultima domanda te la faccio sulla tua nazionale, è arrivato un nuovo commissario tecnico, si tratta di Edi Rea, che peraltro è stato allenatore del Pescara tanti tanti anni fa, insomma, vuoi spendere qualche parola su un allenatore che comunque a Pescara è conosciuto? Non lo sapevo che fosse stato allenatore qua, ora so. A cavallo anni 80, anni 90, okay. Ha iniziato qui, era allenatore della Primavera. Mi rendo conto che ne sono passati veramente tantissimi qua, quindi no, è un piacere, il mister lo conoscono tutti, quindi non serve che dica io niente. Siamo contenti e speriamo che ci dia una mano per riuscire a fare qualcosa di importante pure in nazionale. Gli europei li fate? Ora abbiamo iniziato, cerchiamo di dare il massimo per magari riuscire a ottenere la qualificazione.